Siamo sulla tangenzialina che collega la città di Cremona a Bosco Ex Parmigiano, un pezzo di strada completamente dimenticato. Non solo per la presenza di crateri che possiamo tranquillamente vedere, ma anche per la sporcizia che si trova all'interno dei fossati adiacenti alla carreggiata. In più, oltre a questi problemi, si aggiunge anche il fatto che un tratto, quasi un chilometro, sprovvisto di illuminazione durante la notte, che si può solo immaginare quali possano essere i rischi in un tratto così, dove le macchine possono percorrere ad alta velocità con una strada in queste condizioni, che cosa potrebbe accadere. Sì, è abbastanza buio, vengono illuminate poco, sì, è vero. Ho notato diverse volte che i lampioni non sono accesi. Questa tangenzialina è oscena, non è mai stata manutenzionata, le buche sono evidenti e lo stato è pericoloso. È comodissima, sì, non è in buonissimo stato e poi è poco illuminata. Io mi sono trovata a dovermi fermare in emergenza un attimo col bambino, c'era il buio totale. È buio. Buche ce ne sono tante, ecco, quelle sì, quello ci ho badato, perché non intervengono. Io bisogna chiedere al comune, bisogna andare là al comune a chiederglielo. Fino a che quando non si fanno male, probabilmente loro lasciano andare. Questo è il pezzo di tangenziale che collega la città al Bosco Ex Parmigiano, Gerra dei Caprioli, con circa un chilometro di buio. Con la strada dissestata, il rischio è quello di finire fuori strada o addirittura creare un danno colpendo quelle che possono essere i vari animali che attraversano la strada in fase notturna.